quante tipologie di warren esistono? Più o meno l'abbiamo accennato, ma magari una piccola carrellata veloce. E quale pensi che sia la migliore, sia per uno che comincia, non dico da zero, e se le la consigli a chi comincia da zero, e qual è la migliore secondo te per qualcuno che ha già un po' di esperienza, dici, guarda, io ti consiglio questa. Dunque, questo è un discorso un po'. Qual è la migliore? È difficile dirlo. Comunque esistono 5 stampanti Voron. Ecco, posso dire qual è la peggiore? Questa sì, è la Legacy, perché in realtà è l'unica stampante aperta che non può stampare ABS, quindi è peggiore da quel punto di vista. Tuttavia, è una grandissima macchina, ok? Costa tipo 800 euro, non ha le guide lineari ed è il primissimo modello Voron. Io vi ripeto, è nato nel 2015 come progetto. Quando ho iniziato io nel 2020 c'erano due stampanti, dal 2020 ad oggi ne sono uscite altre tre e ne stanno uscendo anche altre. Stampanti ci sono la 2.4, che è quella che ho io, e è la più grande, se non sbaglio, ed è a Core XY inversa. Quindi, come ripeto un attimo, il letto di stampa è fisso, si solleva tutto il resto. Poi abbiamo la Trident, anche chiamata 1.9X, 1.8, 1.6. Ed è una classica Core XY. Questa, forse questa è quella che considererei la migliore, ma poi vedremo perché. Poi abbiamo la Voron Zero, che è la più piccola di tutte e che io la consiglio come stampante di backup, perché è una stampante con 12 cm di volume di stampa, cioè praticamente non ci puoi stampare quasi niente, e con quello che costa è abbastanza uno spreco. E poi abbiamo la Voron Switchwire, che è quella che ho io e che forse la consiglierei a chi ha le prime armi, perché è molto simile a quelle conosciute, è facile da costruire e è molto veloce. Quindi anche qui, poi l'area di stampa comunque è di 20 cm circa. Io arrotondo, se, cioè in realtà faccio sempre per difetto, perché in realtà sarebbe 25, 21, 20 le misure. Però io considero un 20x20x20 per stare in dei margini di errore di costruzione. Magari, tipo, solitamente il margine di errore che c'è sempre è quello dell'asse Z, no? Uno pensa, ok, ho 25 cm di stampa di asse Z, poi si ritrova la canalina per i cavi che gli porta via 2 cm e non la può usare, quello spazio viene occupato. E poi abbiamo. Quindi ripeto, la Legacy, la 1.8 Trident, la 2.4, la Voron Zero e la Switchwire, quindi queste sono quelle ufficiali. Poi abbiamo quelle che non sono ancora uscite, come ad esempio la Voron IDEX, che è una modifica della Trident, e basta. Quindi per ora ci sono queste. Esistono modifiche chiaramente, ma lì bisogna un po' andare a vederle anche sul gruppo Discord, tipo c'è un pazzo che ha fatto la Voron Switchwire IDEX, quindi quella che ho io, ma ci ha messo due estrusori, l'ha fatta grossa il doppio. E, essendo progetto open source, bene o male uno la può modificare e farla come vuole. Quindi teoricamente 5 stampanti, poi in realtà Con le modifiche sarebbero infinite. si trovi sempre il tizio di turno che ha fatto una nuova Voron ufficiale. Allora, Gabriele ci fa un'altra domanda e chiede qual è la risoluzione che riescono a raggiungere i motori, o penso, cioè, che risoluzione in termini di scarto, presumo, intendesse. Allora, se non erro, riesce ad arrivare fino a 0,01 mm, ok? Quindi davvero alta. Poi questo chiaramente dipende dalla meccanica, quindi dal tipo di stampante, dipende dai motori che montate su. Io ad esempio ho messo dei motori da 0,9 gradi, quelli che diciamo sono consigliati in realtà sono da 1,8 gradi, per chi non sa. Questa differenza sostanzialmente i motori che vengono usati sono dei motori passo passo e cosa c'è cioè, c'è un parametro chiamato rivoluzione del motore. Adesso la faccio semplicissima. Quando si va ad usare dei motori da 1.8 si hanno 200 rivoluzioni, quando si usano dei motori da 0.9 se ne hanno 400, quindi la precisione è un attimino più alta nei motori da 0.9 e è il motivo per cui li ho scelti. In realtà poi questa cosa è minima e quindi
discorso dei motori è un po' complicato, anche perché, ad esempio, dei motori da 1.8 teoricamente sono più prestanti in termini di torque, quindi di forza, tra virgolette, che riesce a produrre questo motore. Forza è intesa come dinamica e statica, quindi qui bisogna fare un discorso parecchio complesso. In linea generale, la qualità massima solitamente è di 0,01 mm. Non ci arrivo mai perché per stampare a queste qualità i tempi si allungano tantissimo. Vi ricordo che la stampa 3D è di tipo additivo, quindi ogni layer, quindi ogni livello viene messo uno sopra l'altro. Più è alta la risoluzione, più è basso questo layer e più ci metterà la stampa a stampare. Io solitamente stampo 0,2 mm, 200 micron, e la qualità è altissima anche già così, perché comunque avendo una meccanica su guide lineari raramente ho problemi. L'unico problema conosciuto, ma questo è un problema famoso su tutte le stampanti 3D, ne aveva parlato anche Gianni se non erro, è il problema che contro luce si vedono tipo delle righine che vanno a la qualità del pezzo. È una cosa che ancora si sta studiando, perché si è visto che c'è questo problema sui direct drive, non c'è sui Bowden, ed è un problema che non si capisce se è di tipo meccanico, se è dovuto al filamento che è poco costante nel diametro, o per diverse ragioni, magari anche per via della PWM, no? Quindi del controllo del riscaldatore, continuare a scaldare, raffreddare, scaldare, raffreddare, magari può dare problemi. Questo non si sa, ma è un problema che hanno tutte le stampanti 3D. Non guardate il pezzo contro luce e basta.